Ora avrei giurato che il tronco fosse proprio questo. Ah, eccoti qua. Questo è il miele che avevo nascosto l'anno scorso come riserva per i momenti più difficili. Mi sembrava di averne messo da parte molto di più, ma l'albero è questo, riconosco il posto. È diventato tutto così arido. Speriamo che arrivi presto la pioggia, perché se continueremo ad avere questa siccità, tra non molto non sapremo più come fare. Accidenti, soltanto 3 miseri insetti e io ho ancora una fame. Sono loro che mangiano la corteccia. Strano, prima d'ora non li avevo mai visto fare una cosa simile. Ciao, fa così caldo. E per di più io sto quasi morendo di fame. Non parlarmene. Questa siccità non può durare a lungo. Vedrai che prima o poi pioverà. Come prima o poi? Se le cose non cambieranno in fretta, io sarò uno dei primi a morire. In effetti, ora che ci penso, tu non hai né scaglie né pelliccia che ti proteggano. Dovremmo tenere d'occhio i fiori Mowa. Quando sbocciano significa che sta per piovere. Quali sono i fiori Mowa? Perché non lo chiedi a Balù? Lui va pazzo per quel tipo di fiore. Balù cosa? Beh, lasciamo perdere. Piuttosto, da un'occhiata qui intorno. Sai, è parecchio tempo che me ne sto qui acciambellato e guardandomi in giro ho notato qualcosa che potrebbe interessarti. Vuoi dire quelle impronte laggiù? Mm-hmm. Vedi? Sono venuti in molti ad abbeverarsi quando c'era ancora acqua. Secondo me quelle più profonde appartengono a Balù. Oh, ci sono anche le tue. Quelle più indietro devono essere di Bagheera. E scommetto che riconosci quelle lasciate dai tuoi fratelli lupi. Ecco, quelle sono di Agro e Sora. Queste più piccole sono di Kiki. Queste sono quelle di Lala. Queste altre di cervi e conigli. E queste sono di Shere Khan. Se quella bestia si è spinta fin qua giù, significa che veniva a dare la caccia a me. Allora, non hai notato niente di strano, Mowgli? E cioè cosa? Se guardi meglio, vedrai che non ci sono impronte né di scimmie né di uccelli. Già, non ce ne sono. Anzi, ce n'è solo una, ma è talmente grossa che deve essere di cibo. Sai, Mowgli, questo significa una cosa sola, che gli uccelli piccoli e le scimmie hanno abbandonato questa giungla. Sì, ora che ci penso, è molto che non ne vedo. Evidentemente, gli uccelli e le scimmie sapevano che se fossero rimasti qui sarebbero morti tutti, e così sono scappati in gran fretta e sono andati in un'altra foresta lontana da qui. Questa, secondo te, è la dimostrazione che non pioverà mai più? Può darsi.
Ehi, Chill, tu sei l'unico che continua a ingrassare nonostante la siccità. Con tutte le carcasse che ci sono in giro non hai problemi. La siccità non è più l'unica preoccupazione, un'altra minaccia incombe su di noi. Le coltivazioni intorno alla giungla sono andate perdute per il gran caldo, così ora anche gli uomini hanno fame e noi animali siamo rimasti l'unico cibo che possono procurarsi. Siete ridotti proprio male. I lupi non hanno più orgoglio? A zannarvi l'un l'altro per un misero topolino. Aspettate! Ho una proposta che credo vi interesserà, sempre che vogliate mangiare carne di mucca. Di mucca? Esatto, lasciate perdere quello stupido di Achela e unitevi a me. Non patirete più la fame. Potrete mangiare a sazietà. E non solo carne di mucca, ma anche carne umana. Carne umana? Shere Khan, non starei pensando di attaccare il villaggio degli uomini, per caso? Sai meglio di noi che è vietato aggredire gli uomini. Non vorrei infrangere la legge della giungla. Proprio una bella legge. E preferite morire tutti solo per rispettarla? Su, avanti, non siate così ottusi e venite con me. Attaccando il villaggio avremo carne a volontà. No, grazie. Vacci da solo, visto che ci tieni tanto. Stupidi. Così morirete di fame. Avevate un'occasione d'oro per riempirvi la pancia. Ma allora, se continuerà a non piovere, gli uomini verranno a darci la caccia per poi mangiarci. Sì, è possibile. Bagheera mi ha detto di questa pericolosa abitudine degli uomini. Quando hanno fame, mangiano qualsiasi cosa gli capiti sotto mano, sia vegetale che animale. Perciò, se verranno qui in cerca di cibo, distruggeranno ogni cosa e la nostra foresta si trasformerà in una distesa arida. Su, Khan, non essere catastrofico, altrimenti Mowgli si spaventerà e se ne andrà anche lui. No, io non ho paura, perché so che gli uomini non sono tutti cattivi. Possibile che non ci sia il modo di chiamare la pioggia? No, non c'è niente da fare. Ascolta, Mowgli, quando il tempo si accanisce così su di noi, l'unico modo per sopravvivere è non sprecare energia. Oh, è arrivato il professore, adesso siamo a posto. Lui scherza, Mowgli, ma in realtà è così. Per esempio, quando cammini, devi cercare di farlo il più lentamente possibile. E quando vai a caccia, non affaticarti troppo e accontentati di quello che trovi, capito? Inoltre, fai in modo di non perdere mai il controllo della situazione, qualsiasi cosa accada. Con questo caldo, chi perde la testa è perduto. E poi, quando si ha fame, si è irascibili ed è facile che scoppino delle zuffe inutili. Mi sono spiegato bene? Che ne dici, Mowgli? È vero, è proprio come dici tu. Ultimamente sono scoppiate delle risse per dei non nulla. Ah, eccoti. Ti ho trovato finalmente. Mowgli, ti ho portato del miele che avevo nascosto. E questo secondo te sarebbe miele? Certo, l'ho messo da parte nascondendolo nel tronco di un albero l'anno scorso. No, forse era l'anno prima ancora. Beh, in fondo che importanza ha?
lo riconosco. Questo è Arti, l'elefante. Già, e questo significa che sta per iniziare la tregua del grande fiume. Ma se Arti è arrivato a prendere questa decisione, vuol dire che la siccità è molto più grave di quanto si pensasse. Ma ditemi, che cos'è la tregua del grande fiume? Ecco, sarebbe... Non perdiamo tempo. Se vieni con noi giù al grande fiume, lo scoprirai da te. Pensavo che ormai non ci fossero quasi più animali in questa foresta. Dai, dai! Aspetta, Mowgli, non puoi farlo! Non si può. Ma Baloo, c'è da mangiare per tutti! Ma che cosa sarà la tregua del grande fiume? Kiki! Oh, non pensavo che fossero così grandi. Nella foresta regnerà la pace tra gli animali. Nel mezzo del fiume è comparsa una grande roccia azzurra. È la roccia della pace di cui avete sentito parlare dai vostri nonni. Quando affiora la roccia della pace, gli animali della foresta non possono combattere fra loro e finché le acque non la sommergeranno di nuovo, nessuno potrà cacciare sulle rive del fiume. Quando ero piccolo, circa una cinquantina di anni fa, si verificò la stessa situazione e anche allora mio padre radunò tutti qui e indisse la tregua.
Così gli animali riuscirono a sopravvivere nonostante la siccità e da allora si chiamò tregua del grande fiume. Ehi, allora la tregua deve essere rispettata solo vicino al fiume. Sta zitto. Chiunque osi infrangere questa legge verrà da me personalmente giustiziato. Giustiziato? Giustiziato. La tregua! C'è la tregua del grande fiume! La tregua! C'è la tregua del grande fiume! Ascoltate! C'è la tregua del grande fiume! Si può scendere al fiume, c'è la tregua! Adesso c'è anche la tregua. Bene, vorrà dire che io sarò il primo ad infrangerla. Ti spiegherò meglio la situazione. Questo è l'unico luogo della foresta dove si può trovare l'acqua. Capisci adesso? Sì. Quindi tutti gli animali verranno qui ad abbeverarsi. Se non ci fosse il divieto di cacciare, nessuno si salverebbe. Ma certo, se non fosse stata imposta la tregua del grande fiume, i cervi, i conigli, i maiali, insomma gli animali erbivori che ora sono qui verrebbero divorati da quelli carnivori come i lupi e le tigri e alla fine non resterebbe più nessuno. Proprio così, Mowgli. Se ciò accadesse non ci sarebbero più prede e a poco moriremmo anche noi. Alla fine questo squilibrio determinerebbe la morte della giungla. Adesso ho capito, Bagheera. Con la tregua nessuno di noi correrà dei rischi, giusto? Shere Khan! Per te non c'è tregua. Tu non sei un animale della giungla, ma solo uno spelacchiato cucciolo d'uomo. Basta, vattene via, Shere Khan. Noi non abbiamo niente da spartire con te. Tu attacchi anche gli uomini e non rispetti le leggi della giungla. Ma che leggi e leggi? Siete lì con lo stomaco vuoto a un passo dalla morte e parlate di leggi. Mentre io, che ho più coraggio di voi, mi sono appena fatto una scorpacciata di carne umana. Anzi, adesso vado a sciacquarmi la bocca. Ha mangiato un uomo. Shere Khan ha ucciso un uomo. Non ha rispettato i patti. Aspetta, Shere Khan! Chi infrange la legge della giungla non può passarla liscia. Oh, questa sì che è bella. Ci tieni proprio ad essere sbranato da me, allora? Cosa?